Ciao a tutti ragazzi, qui sempre Roberto Marchesini di Assistenza WordPress, dove aiutiamo aziende, professionisti e privati a creare e a gestire il proprio sito in WordPress. All'interno di questo video vi farò vedere esattamente passo dopo passo come potete andare a creare un sito web in WordPress utilizzando solo ed esclusivamente Elementor. Per chi ancora non lo conosce, Elementor in sostanza è tra gli editor visuali più famosi al mondo per quanto riguarda appunto l'andare a costruire un sito web utilizzando WordPress. E grazie ad Elementor non dovrete nemmeno andare ad acquistare un tema professionale, perché Elementor vi permetterà di andare a creare sia la testata che il footer e naturalmente tutte le pagine del vostro sito solamente appunto con il plugin Elementor. E questo direi che è fantastico, perché dovrete andare semplicemente ad acquistare il dominio, l'hosting e i plugin Elementor. Questo per andare a realizzare il vostro intero sito web. Quindi se seguirete attentamente questo video passo dopo passo, riuscirete a realizzare anche voi un sito web professionale in completa autonomia, davvero in pochissimo tempo. Anche perché la procedura che vi faccio vedere all'interno di questo video è la stessa procedura che utilizziamo noi quando andiamo a realizzare i siti per i nostri clienti. Quindi mi raccomando, seguite tutto il video fino alla fine perché tutti i passaggi sono molto importanti. Quindi detto questo, ragazzi, direi di passare subito sul mio PC, quindi passiamo alla parte pratica, che vediamo come potete andare a realizzare il vostro sito web utilizzando esclusivamente Elementor e la piattaforma WordPress. Benissimo, allora come detto, per andare a realizzare il vostro primo sito web utilizzando WordPress ed Elementor, in sostanza, come detto, avete bisogno di tre cose, ovvero avete bisogno del dominio, quindi il nome che andrete a dare al vostro sito web, naturalmente avete bisogno anche di un servizio di hosting, ok? Quindi il secondo strumento è l'hosting che appunto utilizzerete per andare ad ospitare il vostro sito e il terzo strumento è Elementor. Elementor è uno dei migliori editor visuali che potete utilizzare per realizzare il vostro sito. Come vedete adesso siamo proprio sull'home page di Elementor e qui vi fanno vedere proprio una piccola anteprima di cosa potete fare se andrete ad utilizzare Elementor per realizzare il vostro sito. In sostanza vi posso garantire che potrete andare a modificare qualsiasi cosa del vostro sito web e potrete andare ad aggiungere davvero tantissimi e tantissimi elementi grafici realizzati in modo molto professionale. E la cosa bella è che riuscirete a realizzare il vostro intero sito web in completa autonomia, perché andare a modificare gli elementi, questi qui che vi mette a disposizione Elementor, è davvero molto molto semplice. Quindi assolutamente non dovete saper programmare. Ok, potete crearvi il vostro sito in completa autonomia. Detto questo, iniziamo con la scelta del dominio e dell'hosting, ok? Ora, noi naturalmente in questi anni abbiamo realizzato davvero tantissimi e tantissimi siti web per aziende, professionisti, ma anche privati. E in pratica abbiamo avuto modo di provare praticamente qualsiasi azienda di hosting italiana, ma anche a livello internazionale, ne abbiamo provate davvero tantissime. Quindi le aziende che vi sto proponendo all'interno di questo video, diciamo che sono l'estratto di davvero tanti anni di esperienza e di pratica, perché come detto abbiamo provato davvero tantissimi servizi di hosting e a dire il vero ce ne sono davvero pochi che offrono un servizio eccezionale. Ora, la prima azienda che vi consiglio dove andare ad acquistare dominio e hosting insieme è l'azienda SiteGround. SiteGround è la stessa azienda che utilizziamo noi per il nostro sito web di assistenza WordPress, ma utilizziamo spesso SiteGround anche per realizzare i siti per i nostri clienti. Perché utilizziamo SiteGround? Beh, semplicemente perché è una tra le top aziende a livello internazionale e si sono posizionati davvero molto bene anche in Italia. Infatti hanno un sito web completamente in lingua italiana e anche il supporto clienti, quindi se avete dei problemi li potete contattare sia via ticket, via telefono, ma addirittura anche via chat, quindi potete avere risposta davvero in pochissimo tempo. Ad ogni modo, SiteGround, come potete vedere, è raccomandato proprio da WordPress stesso, quindi WordPress stesso vi consiglia di utilizzare SiteGround per creare il vostro sito in WordPress. Ad ogni modo, se volete andare a crearvi un singolo sito web, dovete andare a scegliere il piano startup. Questo perché il piano startup, diciamo che costa davvero poco e vi permette di andare a creare un singolo sito web.
Se invece volete andare a creare più siti web all'interno del vostro spazio di hosting, dovete andare a scegliere il piano Grow Big. Questo perché appunto potete andare a creare siti web illimitati, naturalmente stando dentro ai 20 GB di spazio che vi mettono a disposizione, ma comunque con questo piano potete andare a creare quanti siti web volete. Quindi SiteGround è la prima scelta. La seconda scelta è sempre un'ottima azienda, è tutta italiana e si chiama KellyWeb. KellyWeb, i piani di hosting costano abbastanza di meno, diciamo, rispetto a quelli di SiteGround. Quindi se non avete la possibilità di acquistare SiteGround, KellyWeb è un'ottima alternativa. È un'azienda, come detto, tutta italiana. Se volete andare a crearvi un singolo sito web, potete scegliere il piano Kelly User, ma io sinceramente vi consiglio sempre di partire almeno con il piano Kelly Pro, anche se volete andare a creare un singolo sito web. Questo perché il piano Kelly User è davvero molto limitato per quanto riguarda appunto la creazione di un singolo sito web, ma vi mette a disposizione solo 5 GB di spazio, che diciamo che è davvero poco. Se avete la possibilità economica, comunque io vi consiglio di partire subito con il piano Kelly CMS. Questo perché il piano Kelly CMS è stato ottimizzato al massimo per funzionare al meglio con la piattaforma WordPress. Quindi se andate a scegliere questo piano, il vostro sito web si caricherà più velocemente e naturalmente potete andare a creare quante email e siti web desiderate. Come sempre, ragazzi, io ci tengo ad essere trasparente. Noi siamo affiliati sia a SiteGround che a KellyWeb, ma siamo affiliati anche a tantissime altre aziende di hosting che offrono questi servizi. E noi vi consigliamo SiteGround e KellyWeb proprio perché offrono un servizio davvero stellare, sia per quanto riguarda la velocità del vostro sito web, ma anche per quanto riguarda l'assistenza clienti, ok? Quindi queste due aziende non ve le consiglio perché siamo affiliati, ok? Ma perché sono delle ottime aziende con cui noi collaboriamo davvero da tantissimi anni. E tra parentesi, se andate ad acquistare l'hosting e il dominio tramite il link che trovate qui sotto nel video, potete andare ad acquistare il servizio ad un prezzo favorevole, proprio perché noi collaboriamo con loro da tantissimo tempo e ci hanno messo a disposizione, insomma, degli sconti riservati alle persone che ci seguono. Quindi, come vedete, per quanto riguarda KellyWeb, potete ottenere uno sconto del 10% se utilizzate il link che trovate qui in descrizione. Ad ogni modo, questo per quanto riguarda il dominio e l'hosting. Ora, come potete fare per andare ad acquistare il dominio e l'hosting? Vi faccio vedere la procedura con SiteGround, ma anche con KellyWeb, diciamo che è praticamente molto molto simile. Andiamo a cliccare semplicemente su acquista, sul piano startup. Qui SiteGround vi chiede se avete già un vostro dominio o se ne volete registrare uno di nuovo. Nel nostro caso andiamo a registrare un nuovo dominio. Io vado ad inserire un dominio fittizio in questo caso. Qui sulla destra mi raccomando che potete andare a selezionare un'altra estensione come il .it ad esempio per l'Italia. E una volta che avrete selezionato l'estensione del vostro dominio, andate a cliccare su procedi e qui in sostanza vi basta andare ad inserire i vostri dati personali e i dati naturalmente per registrare il vostro account. Andate ad inserire naturalmente le informazioni per il pagamento e qui dove vedete informazioni di acquisto fate particolare attenzione per quanto riguarda la scelta del data center. Infatti dovete scegliere il server che è situato in Europa e io vi consiglio di andare a selezionare il server che è situato in Germania, perché la Germania ovviamente è lo stato che è più vicino all'Italia, ovvero da dove riceverete la maggior parte del traffico che arriva sul vostro sito web, se naturalmente i vostri visitatori sono italiani, ok? Quindi mi raccomando, fate attenzione di andare a scegliere il server che è situato in Germania. Come periodo di pagamento, ecco, SiteGround vi mette a disposizione una promozione speciale sul primo pagamento, quindi io vi consiglio caldamente di selezionare come minimo un pagamento annuale, quindi di 12 mesi, ma se potete andate ad acquistare SiteGround per 2 o 3 anni proprio per approfittare dell'offerta speciale sul primo pagamento. Quindi una volta che avrete inserito tutti i dati all'interno di questa pagina, naturalmente se volete potete andare ad abilitare la privacy del dominio, quindi se qualcuno ricerca il nome del dominio su whois.net non appariranno le informazioni di chi ha registrato il dominio, ovvero voi, giusto? Quindi se volete che queste informazioni
vengono nascoste, mettete la spunta su questa casella. Site scanner non vi consiglio di andarlo ad attivare, e questo diciamo che è il prezzo che andrete a pagare per quanto riguarda il primo anno di SiteGround. Quindi una volta che avete verificato di aver inserito tutti i dati correttamente, naturalmente andate a cliccare sul pulsante paga subito e SiteGround vi invierà un'email con i dati di accesso al vostro sito web e con tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la registrazione del vostro dominio e i dati di accesso per accedere al vostro spazio di hosting. Perfetto, una volta che SiteGround vi ha inviato i dati di accesso al sito web, naturalmente andate ad effettuare l'accesso sul sito di SiteGround. Ora non vi preoccupate se vedete la mia dashboard in inglese, perché noi abbiamo acquistato SiteGround ancora nel 2014, ovvero quando non erano ancora presenti sul mercato italiano. Voi non vi preoccupate che se acquistate SiteGround in questo periodo, insomma, avrete la dashboard e supporto cliente ovviamente completamente in lingua italiana. Ora il prossimo passo è quello di andare ad installare WordPress sul vostro dominio che avete appena acquistato. Quindi dovete andare qui su website o siti web nel vostro caso. Qui naturalmente andiamo a cliccare su aggiungi nuovo sito e il sistema vi porterà all'interno di questa schermata. Se non vedete questa schermata, semplicemente andate qui sul tab WordPress e andate a cliccare qui su installa. Successivamente naturalmente andate a scegliere WordPress, quindi selezioniamo WordPress. Qui naturalmente andate a scegliere il vostro dominio, ma se ne avete acquistato uno solo vedrete solo questa opzione. Qui sulla directory, diciamo, di installazione lasciate tutto così com'è di default, perché dobbiamo andare ad installare WordPress proprio sulla cartella principale del nostro dominio, quindi dove sarà appunto visibile il nostro sito web. Vi sconsiglio di mettere la spunta su questa voce, altrimenti SiteGround vi andrà ad installare un plugin aggiuntivo che non vi serve per andare a realizzare il vostro sito. E qui sulla scelta della lingua naturalmente andate a scegliere la lingua italiana, e mi raccomando di fare attenzione per quanto riguarda le informazioni dell'account di amministrazione. Infatti qui dovete andare a scegliere il nome utente, la password e andare ad inserire un'email dove volete ricevere le notifiche per quanto riguarda il vostro sito web. Quindi mi raccomando, qui andate ad inserire le vostre credenziali di accesso e poi andate semplicemente a cliccare sul pulsante installa. Perfetto, una volta che sarete andati ad installare WordPress sul vostro spazio di hosting, SiteGround vi dovrebbe rimandare all'interno del vostro pannello di amministrazione di WordPress, ovvero il pannello dove andrete ad amministrare il vostro intero sito web. Il pannello lo potete trovare praticamente sul nome del vostro sito web /wp-admin. In questo caso, come potete vedere, io adesso ho installato questa installazione sul mio dominio principale, ma ho installato WordPress sotto la cartella Elementor. Ok, quindi questa è la cartella dove andremo a lavorare, perché se vado sul mio dominio principale, come potete vedere, qui c'è il nostro sito web principale. Ok, quindi abbiamo installato WordPress in una sottocartella. Ad ogni modo, voi naturalmente vedrete il vostro sito web sul vostro dominio. Adesso che abbiamo installato WordPress sul nostro dominio, se andiamo a vedere il nostro sito web, naturalmente eccolo qua, non è che sia proprio il massimo per quanto riguarda la grafica, giusto? Per questo motivo ora dobbiamo andare ad acquistare il plugin Elementor. Elementor è disponibile sia nella versione gratuita che nella versione a pagamento. Però per realizzare un sito web professionale avete bisogno per forza di cose della versione a pagamento. Comunque sia, se andate sul sito di Elementor e andate qui su pricing, potete vedere che Elementor costa davvero davvero pochissimo, perché per andare a realizzare un sito web professionale, come potete vedere, potete andare a spendere meno di 4 euro al mese per andare a creare il vostro sito web in modo professionale, quindi sono circa 50 euro all'anno. Mentre se avete più di un sito web, potete andare ad acquistare questo piano che costa circa 8 euro al mese e potete andare ad installare Elementor su 3 siti web. Ad ogni modo, quello che ci serve a noi è il piano personal, perché dobbiamo andare ad installare Elementor su un singolo sito web, giusto? Quindi questo è il piano che dovete andare ad acquistare.
Come sempre mi raccomando che trovate il link di acquisto di Elementor qui sotto in descrizione. Detto questo, naturalmente cliccate sul pulsante Buy Now e andate ad acquistare il plugin. Anche Elementor è stato tradotto completamente in lingua italiana, quindi avete a disposizione il builder visivo completamente in italiano, e quindi questa cosa davvero davvero ottima. Io naturalmente ho già acquistato Elementor, quindi vado semplicemente ad effettuare il login sul sito web. Benissimo, adesso che abbiamo effettuato il login, semplicemente andate a scaricarvi Elementor da qualche parte sul vostro PC, semplicemente cliccando sul pulsante Download Plugin. Una volta che avete scaricato Elementor, tornate sulla bacheca di WordPress, ok? Andate su Plugin Aggiungi Nuovo, che adesso lo andiamo ad installare sul nostro sito. Quindi andiamo su Carica Plugin, andiamo a selezionare il file e naturalmente andiamo a cliccare su Installa Ora. Non appena avrete attivato il plugin Elementor Pro, il plugin vi dice che ha bisogno del plugin base di Elementor per poter funzionare. Quindi semplicemente andate a cliccare su questo pulsante, che adesso WordPress andrà ad installare il plugin base di Elementor sul nostro sito. Ok, quindi lo andiamo ad attivare ed ecco qua che Elementor ci dà il benvenuto. Naturalmente, se volete imparare di più su Elementor, potete vedere il loro video tutorial, naturalmente se non avete problemi con la lingua inglese. Altrimenti, se cercate Elementor all'interno del nostro canale YouTube, potete trovare altri tutorial proprio su questo editor visuale. Detto questo, il prossimo passaggio è quello di collegare la licenza che abbiamo appena acquistato su Elementor alla nostra installazione di WordPress. Per fare questo basta andare a cliccare su License, andiamo a cliccare su Connetti e Attiva e naturalmente andiamo a collegare la licenza con il nostro sito web. Perfetto, come vedete ora la nostra licenza è stata attivata. Questo passaggio è davvero fondamentale, altrimenti tutte le funzionalità per quanto riguarda la versione Pro di Elementor non sarà disponibile per voi, quindi ovviamente dovete andare ad abilitare la vostra licenza. Bene, detto questo, adesso arriva il bello, perché con Elementor potete andare a creare davvero qualsiasi cosa all'interno del vostro sito web. Quindi Elementor, come detto, vi permette di andare a realizzare delle pagine web davvero molto molto professionali. Il metodo assolutamente migliore che vi consiglio di utilizzare per andare a realizzare un sito web professionale con Elementor è quello di andare ad utilizzare un tema gratuito che si chiama Astra, che vi servirà semplicemente per andare ad impostare la testata e il footer del vostro sito web. E poi le pagine le andrete a creare esclusivamente con il plugin Elementor Pro. Quindi per fare questo dovete andare intanto su Aspetto Temi e andiamo appunto ad installare il tema Astra. Quindi andiamo a cliccare su Aggiungi Nuovo e qui sulla barra di ricerca andiamo a cercare appunto Astra. Il tema vi comparirà qui nella prima posizione, qui sulla sinistra, eccolo qui, lo andiamo ad installare e ad attivare sulla nostra installazione di WordPress. Perfetto, come potete vedere adesso il tema Astra è attivo sul nostro sito. Se adesso andiamo a ricaricare la pagina principale del sito, quindi la vado a ricaricare, potete vedere che adesso l'aspetto grafico è stato modificato. Ancora adesso il sito web diciamo che fa abbastanza pena, ok, ma questo perché dobbiamo andare a modificare la testata, il footer, e poi vi farò vedere come potete andare ad importare dei siti web professionali realizzati proprio dal team di Elementor. Quindi per fare questo, come prima cosa dovete andare a modificare la testata del sito, giusto? Vi basta tornare sul pannello di amministrazione di WordPress e per andare a modificare tutte le cose per quanto riguarda il vostro tema, vi basta andare a cliccare qui su Aspetto Personalizza. Adesso WordPress ci porterà nel front-end del nostro sito e qui sulla sinistra, come vedete, troviamo diverse impostazioni. Come detto, noi dobbiamo andare a modificare la testata, quindi il header del nostro sito, quindi clicchiamo qui. E come vedete qui troviamo diverse impostazioni. Naturalmente andate a cliccare su ogni sezione e andate a modificarvi l'header del vostro sito web in base a quelle che sono le vostre necessità. Naturalmente se vado a cliccare su Identità sito, ovviamente qui ci fa caricare il logo del nostro sito web e possiamo andare a modificare davvero tantissime cose, come ad esempio il titolo del nostro sito, ovvero il motto. Ad esempio ora c'è il mio blog WordPress. Se sposto il mouse qui, come vedete,
come titolo c'è My Blog, il mio blog WordPress, che naturalmente dovete andare a cambiare, ok? In questo caso ora io vado a caricare il logo principale del mio sito, quindi clicco qui, vado a selezionare il file e lo vado naturalmente ad inserire all'interno del mio sito. Come vedete adesso il logo è stato caricato, c'è ancora questa scritta qui My Blog, che per toglierla basta andare qui sul titolo del sito, togliamo la spunta su mostra titolo, eccolo qua che la scritta è scomparsa, e come motto semplicemente vado a scrivere assistenza WordPress professionale. Perfetto, ora se vado a pubblicare il mio sito web e naturalmente vado sempre ad aggiornare la pagina, vedrete che ecco qui il logo è stato inserito all'interno del sito e qui sul titolo vedete che adesso c'è scritto assistenza WordPress professionale. Per andare a cambiare la scritta My Blog, ok, vi basta tornare sulle bacheca di WordPress, andate su impostazioni generali, come vedete qui potete andare a modificare sempre il titolo del vostro sito e il motto, quindi scrivo semplicemente assistenza WP come titolo e questo è il nostro motto. Naturalmente vado a salvare le modifiche e ora se torno sulla home page del mio sito, ecco qua che come vedete adesso il titolo è stato cambiato. Ora vado a creare brevemente un menu che andremo ad inserire qui sulla destra, quindi torno sulla bacheca di WordPress, andiamo su aspetto menu, qui vado a dare un nome al nostro menu, quindi semplicemente menu principale, vado a creare il mio menu e naturalmente ora andrò ad inserire delle pagine fittizie, perché devo ancora creare delle pagine all'interno di questo sito. Naturalmente adesso il menu principale lo mettiamo come appunto menu principale e andiamo ad aggiungere dei link fittizi, come ad esempio la pagina contatti, poi mettiamo ad esempio la pagina blog e la pagina dei servizi, ok? Perfetto, qui se volete potete andare a riordinare le voci a vostro piacimento, in questo modo. Vado a salvare il mio menu. Adesso se torno a vedere l'home page del mio sito web, ecco qua che come vedete il menu è stato inserito all'interno della testata del sito. Naturalmente potete andare a modificare anche la posizione del menu. Se tornate qui su personalizza, ok, torniamo un attimo indietro, andate su header principale e qui come vedete potete andare a modificare l'aspetto della testata. Quindi in base a quelle che sono le vostre preferenze. Io sinceramente vi consiglio di utilizzare il layout di default perché è il più utilizzato insomma per quanto riguarda la creazione di siti web. Quindi vado a pubblicare le modifiche, vado ad aggiornare la pagina, ma comunque queste sono le impostazioni, ok? Ovviamente potete andare a modificare anche per quanto riguarda la parte bassa, ovvero il footer. Quindi se andiamo su footer, ovviamente qui possiamo trovare diverse impostazioni. Come ad esempio possiamo andare a modificare ad esempio il piedi pagina, ovvero questo testo qui. Quindi qui potete inserire il vostro testo, oppure potete andare ad inserire dei widget, oppure ancora potete andare ad inserire un altro menu. Oltre al menu principale che avete inserito qui in alto. Anche qui potete andare a modificare come viene visualizzato il footer all'interno del vostro sito. Comunque vi consiglio di sperimentare semplicemente andando a vedere tutte le impostazioni che vi mette a disposizione il tema Astra. Quindi questo per quanto riguarda la testata e il footer del vostro sito web. Mi raccomando, quando avete apportato le vostre modifiche, ovviamente andate a pubblicarle cliccando su questo pulsante. Una volta che avete fatto questo, premete su questa X e torniamo sulla nostra bacheca di WordPress, perché adesso vi faccio vedere come potete andare ad importare dei template grafici realizzati in modo professionale all'interno del vostro sito davvero con pochissimi click di mouse. Quindi per fare questo dovete andare ad installare un semplice plugin. Lo trovate qui su plugin, aggiungi nuovo, qui sulla barra di ricerca andate a scrivere Astra template e il plugin che ci serve è questo plugin qui, quindi Starter Templates, che come vedete sono praticamente dei template disponibili per diversi editor visuali, tra cui anche Elementor. Quindi clicchiamo su installa ora e andiamo ad attivare il plugin sulla nostra installazione di WordPress. Benissimo, come vedete attualmente sul nostro sito abbiamo solo 3 plugin attivi, che è ottimo perché significa che il nostro sito web si carica molto velocemente. Quindi meno plugin avete sul vostro sito e meglio è. Infatti Elementor è ottimo anche per questo motivo,
perché vi mette a disposizione davvero un'infinità di elementi grafici che potete andare ad inserire sul vostro sito per andare a creare appunto le pagine del vostro sito web senza andare ad utilizzare alcun plugin esterno. Ad ogni modo, ora per importare i template professionali che vi dicevo dovete andare praticamente su aspetto e andare a cliccare su starter templates. Qui dobbiamo andare a scegliere il builder visivo che stiamo utilizzando per creare il nostro sito web, quindi andiamo a selezionare Elementor e questi qui ragazzi sono i template grafici che possiamo andare ad importare all'interno del nostro sito web. Come potete vedere sono davvero un'infinità e come vedete tutti i template sono stati realizzati davvero in modo professionale, ma comunque adesso vi faccio vedere. Adesso mettiamo caso che io voglio andare a creare un sito web per quanto riguarda insomma ad esempio trekking in montagna, quindi vado a selezionare questo layout grafico. Semplicemente vado a cliccarci sopra e qui potete vedere un'anteprima delle pagine che potete andare ad importare sul vostro sito web. Io ad esempio vado ad importare adesso l'home page del sito, che quindi è questa pagina qui, oppure se volete potete andare ad importare proprio tutte le pagine di questo template. Anzi, adesso faccio questa cosa qui, quindi andiamo a cliccare semplicemente su importa l'intero sito web, quindi su questo pulsante qui, mi raccomando lasciate tutte le spunte così come sono di default e andate a cliccare sul pulsante importa. E adesso Elementor in modo completamente automatico va ad importarsi tutti gli elementi grafici e li va naturalmente ad inserire all'interno del vostro sito web e andrà naturalmente a crearvi anche proprio le pagine all'interno del vostro sito. Quindi con un semplice click andate ad importare proprio le pagine demo all'interno del vostro sito web e come vedrete tra pochissimo davvero i layout sono stati realizzati in modo molto professionale. Come vedete adesso l'importazione si è conclusa con successo, quindi adesso andiamo a visualizzare il nostro sito web. Quindi questa è la home page, come vedete è già stata importata correttamente all'interno del nostro sito ed è stata già settata come home page del sito. Adesso se scorro la pagina, come vedete questa è l'home page che è stata importata all'interno del mio sito web. Come potete vedere, un'home page realizzata davvero in modo molto professionale. Ovviamente tutte le cose che vedete all'interno dell'home page le potete andare a modificare con Elementor. Ora certo sono andato ad importarmi anche la testata, ok, che c'era sul layout grafico, questo perché insomma vi volevo far vedere come funziona l'importazione dei temi demo che vi mette a disposizione appunto questo plugin. Ovviamente se volete andare ad installare un altro layout sul vostro sito semplicemente andate a scegliere l'altro layout che volete utilizzare, ad esempio mettiamo caso questo sito web qui, ok, andate a cliccare sempre su importa il sito web completo e all'interno di questa finestra andate a mettere la spunta su questa prima voce. In questo modo il plugin andrà ad eliminare completamente tutte le pagine che sono state importate in precedenza del template appunto demo che abbiamo importato prima. Ad ogni modo io per il momento diciamo che mi va bene utilizzare questo layout grafico. Ovviamente adesso se vado a cliccare sulla pagina about, quindi la pagina chi siamo, come vedete anche questa pagina è stata importata correttamente e se andiamo sulla pagina dei servizi, ecco qua la pagina dei servizi. Quindi questo per quanto riguarda l'importazione di temi professionali. E ora arriva il bello, perché dobbiamo andare a modificare le pagine che sono state importate, giusto? Ebbene, adesso vi faccio vedere come fare, perché è davvero semplicissimo grazie ad Elementor. Mettiamo caso che noi vogliamo andare a modificare l'home page del sito. Quindi semplicemente andiamo sull'home page, andiamo a cliccare qui modifica con Elementor e adesso come potete vedere Elementor si sta caricando e in sostanza noi possiamo andare a modificare tutti gli elementi che vediamo all'interno della pagina proprio all'interno della pagina stessa. Come vedete adesso stiamo visualizzando l'home page del sito e noi ad esempio se vogliamo andare a cambiare questo titolo, per abilitare le modifiche devo tenere sempre questo pannello attivo e per vedere invece un'anteprima di come si visualizza il sito lo posso fare andando a ridurre questa barra laterale. Quindi se vado ad attivare questa barra, sposto il mouse sul titolo e vado a scrivere qualcosa, come vedete il titolo viene cambiato proprio all'interno della pagina stessa. E se voglio vedere come si visualizza la mia home page, ecco qua, mi basta semplicemente ridurre la barra laterale e questo è come si visualizza adesso il sito su desktop.
Naturalmente potete vedere anche come si visualizza il sito su altri dispositivi. Quindi qui trovate la modalità responsive, mettiamo ad esempio la modalità mobile, quindi per smartphone. Andiamo a ridurre sempre questa barra laterale e questo è come viene visualizzato il nostro sito web sugli smartphone. Quindi come potete vedere il template che abbiamo importato si adatta perfettamente per essere visto sui dispositivi mobile. Anche il menu, come potete vedere, ecco qui il menu da mobile, quindi davvero ottimo. Per tornare sulla visuale desktop, naturalmente andiamo a cliccare qui su desktop. Benissimo, ora brevemente vi voglio far vedere come potete andare a modificare qualsiasi elemento all'interno delle pagine che avete importato e naturalmente come potete fare per andare ad aggiungere anche delle altre cose. Come detto, per andare a modificare un elemento vi basta cliccarci sopra per quanto riguarda i testi e scrivere il testo che desiderate. Mentre per quanto riguarda tutti gli altri elementi, se spostiamo il mouse ad esempio su un pulsante, ad esempio sul pulsante About Us, come vedete compare questa icona qui sulla destra. Quindi se andate a cliccare su questa icona, come vedete qui sulla sinistra appaiono praticamente tutte le impostazioni per quanto riguarda questo elemento. Se andiamo a cliccare sempre sull'icona per quanto riguarda ad esempio un'altra cosa, ad esempio questa galleria grafica, sempre su questa penna, come vedete le impostazioni qui sulla sinistra cambiano, perché le impostazioni naturalmente variano in base all'elemento che volete andare a modificare. Ad ogni modo, tornando sul nostro pulsante, clicchiamo sempre su questa penna, qui troviamo praticamente le cose base per quanto riguarda la modifica dei pulsanti, quindi qui troviamo il testo, ad esempio vado a scrivere chi siamo, e come vedete il testo si adatta all'interno del pulsante. Qui possiamo naturalmente andare ad inserire il link, possiamo andare a delineare il pulsante dove preferiamo, naturalmente qui lo mettiamo al centro, possiamo andare a cambiare la dimensione del pulsante, adesso in questo caso è statico perché il template ha reso questo pulsante statico. Ad ogni modo, se volete potete andare a mettere anche un'icona all'interno del pulsante, vi faccio vedere, eccola qui. Giusto per esempio, potete scegliere se farla vedere prima o dopo, insomma l'icona come preferite, eccetera eccetera. Questo per quanto riguarda, diciamo, proprio le cose basi dell'elemento. Invece per quanto riguarda la grafica, quindi l'aspetto grafico dell'elemento, dovete andare qui su stile e qui potete trovare davvero tantissime e tantissime impostazioni. Come ad esempio il colore del testo, ok? Ad esempio adesso c'è questo colore qui, noi ad esempio lo possiamo mettere più verde, oppure lo possiamo rendere nero. Qui se andiamo a cliccare su Over, in sostanza è come viene visualizzato il pulsante quando ci passiamo sopra con il mouse. Come vedete cambia il colore di sfondo. Se volete ovviamente potete cambiare il colore di sfondo, ad esempio mettiamo un verde. E se adesso ci passo sopra con il mouse, come vedete adesso il colore è stato cambiato. Quindi questo per quanto riguarda praticamente andare a modificare qualsiasi elemento all'interno delle vostre pagine web. Come detto, vi basta semplicemente andare a cliccare su questa icona e qui potete andare a modificare tutte le cose di questo elemento. Ora invece vi spiego un attimo brevemente come potete andare ad inserire nuovi elementi all'interno del vostro sito web. Ebbene, è davvero molto semplice. Se andiamo a cliccare su questa icona qui in alto a destra, questi in sostanza sono tutti gli elementi che ci mette a disposizione Elementor, che ovviamente possiamo utilizzare per andare a creare le pagine del nostro sito. Come potete vedere sono davvero decine e decine di elementi grafici realizzati naturalmente in modo molto professionale, che ci basta andarli ad importare all'interno delle nostre pagine web. Ad esempio ora vado ad inserire un semplice blocco di testo. Mi basta prendere questo editor e me lo sposto ad esempio sotto a questo testo ed ecco qua che posso andare ad inserire dell'altro testo. Ovviamente me lo posso andare a formattare, quindi ad esempio il colore del testo lo rendo sempre bianco, eccolo qua. E ovviamente trovo anche le impostazioni per quanto riguarda l'allineamento, eccetera, eccetera. Se voglio andare ad eliminare un elemento, semplicemente tasto destro con il mouse e vado a cliccare su elimina. Ecco qua, molto semplice. Se volete andare ad aggiungere un'immagine, semplicemente trascinate l'elemento immagine in questo modo. Qui ovviamente andate a selezionare la vostra immagine. Ad esempio ora vado a selezionare questa immagine di test. Ed ecco qua che la nostra immagine è già stata inserita all'interno della pagina web.
veramente con due click di mouse. Quindi l'home page adesso si visualizza in questo modo. Naturalmente potete andare a modificare la dimensione dell'immagine, eccetera eccetera. Insomma, potete andare a modificare davvero qualsiasi cosa di questo elemento. Ora, diciamo che per quanto riguarda l'inserimento degli elementi all'interno delle vostre pagine web, diciamo che grosso modo vi ho detto tutto. Adesso vi basta semplicemente andare a selezionare un elemento e provare insomma a modificarlo e a vedere insomma tutte le impostazioni che vi mette a disposizione Elementor per un determinato elemento grafico. Ora, un consiglio per quanto riguarda andare a creare delle nuove sezioni all'interno delle vostre pagine web. Ebbene, la cosa assolutamente migliore che potete fare è quella di andare a duplicare una sezione che è già stata creata in modo professionale. Questo perché se andate a creare voi una nuova sezione e non siete degli esperti del settore, naturalmente non potete andare a creare delle pagine dell'aspetto professionale. Questo perché bisogna fare attenzione ad alcune cose che, diciamo, i professionisti del settore sanno, come ad esempio i margini e il padding corretto da andare a definire all'interno della sezione, la grandezza dei titoli, la grandezza del testo, eccetera eccetera. Insomma, quindi per andare a duplicare una sezione, ad esempio questa semplice galleria fotografica, vi basta semplicemente andare a fare il tasto destro del mouse su questo elemento e andare a cliccare semplicemente su duplica, ed ecco qua che con un click di mouse siamo andati a duplicare una sezione che è stata realizzata in modo professionale. Ovviamente potete anche andare a spostare le sezioni che avete duplicato o creato. Semplicemente trascinate la sezione premendo il tasto sinistro del mouse su questa icona e spostate la sezione dove preferite. Ad esempio, ora sposto la sezione qui in basso. Ecco qua che la sezione è stata spostata, quindi davvero in modo molto molto semplice. Ovviamente, una volta che siete soddisfatti delle modifiche che avete apportato al vostro sito web, andate ad aggiornare la pagina. Ad esempio, questa è l'home page del sito, e adesso se vado sull'home page del sito web, ecco qua che tutte le modifiche che abbiamo apportato sono state naturalmente inserite all'interno della nostra home page. Quindi davvero andare a modificare qualsiasi cosa grazie ad Elementor, come avete visto, è davvero molto molto semplice. Quindi ragazzi, io vi consiglio altamente di utilizzare i servizi che vi ho elencato all'interno di questo video. Quindi per quanto riguarda le scelte del dominio e dell'hosting, utilizzate SiteGround se potete, oppure se non avete la disponibilità utilizzate KellyWeb. E come terzo strumento, assolutamente il plugin Elementor nella versione Pro. Costa meno di 50 euro all'anno e, come avete visto, vi mette a disposizione davvero un'infinità di elementi grafici che potete andare ad inserire all'interno delle pagine del vostro sito. Quindi mi raccomando, utilizzate i servizi che vi ho elencato all'interno di questo video. Sono gli stessi servizi che utilizziamo noi quando andiamo a realizzare siti web per i nostri clienti. Ok ragazzi, come avete visto all'interno di questo video, abbiamo visto proprio passo passo come potete andare a realizzare il vostro sito web utilizzando esclusivamente Elementor e WordPress. Quindi se avete seguito questo video per andare a realizzare il vostro sito web, complimenti, perché avete scelto la procedura più veloce per realizzare un sito professionale, e questo in completa autonomia, anche se non siete insomma degli esperti del settore. Io naturalmente spero che questo video vi sia tornato di aiuto adesso o in futuro, e naturalmente se il video vi è stato di aiuto lasciatemi un bel mi piace sotto a questo video e iscrivetevi al mio canale di YouTube, perché carico video come questi ogni singola settimana che sono sicuro insomma vi possano aiutare con il vostro sito WordPress. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, e noi naturalmente ci vediamo nei prossimi video tutorial. Ciao e alla prossima!